Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Andate a Teatro Speciale Summer Clubs. Ma che dico speciale? Specialissimo! Perché non uno, non due, ma ben tre appuntamenti. Uno nel mese di luglio, uno nel mese di agosto e chiuderemo a settembre. Pronti? Luglio col bene che ti voglio ormai non finirà. Ai 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 ai. E non finirà, no! Grazie a Circuito Clubs e alla seconda edizione di Summer Clubs, perché l'estate e i tanti eventi in programma sono solo all'inizio. Difatti, grazie a Summer Clubs, fino a fine settembre, tra pomeriggio e sera, decine di eventi di danza, musica, prosa e circo contemporaneo. In scena tra Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Monza e Brianza, Sondrio e Varese. Eventi che renderanno vive queste città. Quasi uno spettacolo al giorno, a volte più di uno, dedicato agli spettatori più piccoli, ma pensato per un pubblico di tutte le età. Nel mese di luglio una quarantina di eventi, ma noi ne abbiamo selezionati solo una decina. Per stuzzicare la vostra fantasia. Quali? Prima di entrare nel vivo con l'appuntamento di luglio dedicato a Summer Clubs, lascio la parola alla direttrice del Circuito Clubs, Luisa Cuttini. Direttrice artistica di Circuito Clubs, il circuito multidisciplinare ministeriale per Regione Lombardia, che programma in tutta la regione, in tutte le province, durante l'anno circa 600 spettacoli. Ma Summer Clubs si riferisce al periodo estivo, da giugno a settembre, in 8 province, in 20 comuni, programmeremo 150 spettacoli con circa 300 artisti. Gli spettacoli passeranno dalla prosa alla danza, al circo contemporaneo e alla musica e saranno ospitati in spazi, diciamo, non convenzionali. Saremo fuori dai teatri, saremo nei borghi, saremo nelle piazze, saremo nei parchi, saremo nei castelli. Quindi vi invitiamo a godere di questa nostra iniziativa che, per la seconda volta, visto il successo dello scorso anno, abbiamo voluto presentare al nostro pubblico che ci sta seguendo da tanto tempo e che è con noi sempre. Partiamo subito con il primo appuntamento, Teatro al Chiaro di Luna, e partiamo in musica grazie a Valentino Dragano. Sabato 2 luglio alle ore 21 per la rassegna Teatro al Chiaro di Luna di Canzo, le canzoni di Rodari. Ci vediamo al Parco Barni, ricordandovi che per fare tutto ci vuole un fiore. Nuovamente estate, eccentrici da Darò. No ragazzi, per favore, attenti, in macchina, state attenti, per favore, non un video promozionale in macchina. Ed ecco i nostri superlativi eroi a propinquarsi alla volta di Montichiari, dove domenica 3 luglio, in piazza del Teatro di Montichiari, alle ore 21.15, replicheranno uno spettacolo in comica nell'ambito di Summer Clubs. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Tranquilli, non è successo niente. Sono sani e salvi. Ciao a tutti, io sono Francesco. Io sono Alessandro. Insieme siamo la compagnia Circo Pacco, attiva da 10 anni sul territorio italiano e internazionale. Allora, però, il 7 luglio a Turate ci trovate in Piazza Volta per la rassegna Fuori Tutti. Ci trovate anche il 10 luglio a Palazzolo sull'Oglio al Teatro Fuori Posto. Ovviamente con gli spettacoli di Paccottiglia. Mi raccomando.
ci troviamo nuovamente estate grazie al secondo spettacolo dei Tre Jolie, vincitori di Italia's Got Talent nel 2017. Ciao, noi siamo i Tre Jolie, sì? E volevamo soltanto informarvi che il 10 luglio alle ore 21:15 a Montichiari, In piazza, faremo uno spettacolo che è il nostro Illogical Show, uno spettacolo comico dal linguaggio surreale che parla, non parla di niente. Non parla di niente, ci sono tantissimi sketch, vi divertirete un casino. Esatto. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo, numerosissimi. Sì, esatto. Ciao! Ciao a tutti! Estate estiva Luino. E ciao a tutti, eccoci qui in questo spazio dove nascono i nostri spettacoli. Come vedete alle mie spalle abbiamo pieno di scenografie. Noi siamo la compagnia Artemachia e vi aspettiamo a Luino il 15 luglio con lo spettacolo On the Road, la vita è come un viaggio, un'opera di circo che racconta attraverso i salti mortali e le acrobazie una storia poetica dove cinque personaggi a loro sconosciuti si incontreranno e capiranno che l'unica soluzione per fare un viaggio è farlo insieme. Ciao a tutti, vi aspettiamo Artemachia On The Road, 15 luglio Luino. In box Soralino, circo contemporaneo. Saranno al festival La Strada Festival il 17 luglio alle ore 21:30 presso il cortile del Broletto a Brescia e il 18 luglio alle ore 21:15 a Montichiari. Traslocatori dell'assurdo e magazzinieri dell'inutile raggiungono le cime nell'arte di convincervi che mai l'oggetto dominerà l'uomo. Lascio la parola ad Andrea. Beh, come location, caro Andrea, vinco io. Come spettacolo vinci sicuramente tu, a mani alzate! Ciao a tutti, il mio nome è Andrea Brunetto e faccio parte della compagnia Madame Rebinet. Porteremo in scena uno spettacolo, di ciclismo e quello che definiamo uno spettacolo di circo, ma anche di teatro, chiaramente comico. Si chiama Il Giro della Piazza. Qua sta anche per piovere. Comunque vi aspettiamo a Lumezzane il 20 luglio e a Canzo il 30 luglio. Mi raccomando, non mancate. Chiudiamo questo appuntamento con La Strada Festival. Per Summer Clubs il 23 luglio arriviamo noi, la compagnia Trioche, che a Brescia ci siamo già stati con Troppe Arie, ma questa volta portiamo la nostra nuova creazione, Papageno Papagena. I pappagalli di Mozart. Chi ha creato il flauto magico? Sono stati i pappagalli che l'hanno suggerito a Mozart o è stato Mozart che l'ha composto e i pappagalli ripetevano? Ma perché Mozart aveva dei pappagalli? Vi aspettiamo il 23 luglio a Brescia, compagnia Trioche. Ciao! 24 luglio è una serata ricca di eventi grazie alla Strada Festival. Prima però vi voglio raccontare di Dance Card. È una carta nata nel 2012 che vi dà diritto al 50% di sconto per gli spettacoli di danza contemporanea. In pratica è una rete composta da 15 enti della danza contemporanea attivi in Lombardia. All'interno di questa iniziativa nasce Dance Bus, un pulmino. Pulmino che toccherà diverse tappe della regione Lombardia. Difatti il 24 di luglio arriverà in piazza Paolo VI a Brescia Dance Bus. Il pulmino si fermerà e dopo una presentazione da parte di Luisa Cottini, la direttrice di Circuito Clubs, al termine della presentazione alle ore 18 ci sarà una performance di danza di Salvo Lombardo, gratuita e accessibile per tutti. Ciao, sono Salvo Lombardo della compagnia Chiasma di Roma. Vorrei invitarvi il 24 luglio a Brescia in occasione di Let My Body Be. Si tratta di una performance interattiva che proverò a costruire con il pubblico presente e che quindi ha bisogno della vostra partecipazione. Proveremo a costruire un'azione corale partendo dal semplice desiderio di abitare uno spazio insieme e di riabitare lo spazio pubblico. Alla fine della performance seguirà un momento festoso accompagnato da un DJ set. Vi aspetto.
Ore 19:30 all'Arco Formentone, sempre a Brescia. Ciao, siamo il collettivo Sei Tu. Il 24 luglio presenteremo il nostro spettacolo Crama. È uno spettacolo di circo contemporaneo con 6 discipline diverse. Porteremo in scena ciò che significa essere e sentirsi parte di un gruppo. Porteremo sul palco 6 individualità differenti che si relazionano, si fondono e crescono insieme. Vi aspettiamo questo 24 luglio, Festival La Strada. Ci vediamo lì. Ciao. Ciao. Chiudiamo alle ore 21:30 cortile del Broletto. Con i lucchettini. Dovete sapere che nel 2014 Le Figaro li ha definiti gli stalli olio italiani. Lucchettino? Sì, abbiamo chiamato noi il taxi. Dove andate? Cortile del Broletto, Brescia. A far cosa? Uno spettacolo. Titolo? Maghi per una notte. Cosa sarebbe? Comicità e magia per tutta la famiglia. Caricate. Carichiamo? Caricate. Noi. Carichiamo, dai. Carichiamo. Fino a Brescia a piedi. Tanto è l'ultimo spettacolo. Per l'elenco completo degli appuntamenti consultate il sito di Circuito Clubs, questo qua. Ma io vi consiglio anche di visitare la pagina Instagram, sempre costantemente aggiornata, questa qua. Vi do appuntamento con Summer Clubs nel mese di agosto. Voi però andate a teatro, o meglio, andate nei tanti festival organizzati da Summer Clubs. Alla prossima!